Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste che si comporta così. Lui fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Non sceglie prima di far sorgere il sole, ma lo fa andare su tutti. E così anche come con la pioggia, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Francesco nella sua regola mette in guardia dall'ira e dal risentimento. Che cosa sono queste due cose? L'ira sappiamo essere uno dei peccati capitali e proprio il Catechismo della Chiesa Cattolica ce lo indica così. L'ira è un desiderio di vendetta. Desiderare la vendetta per il male di chi va punito è illecito. Ma è lodevole imporre una riparazione al fine di correggere i vizi e di conservare il bene della giustizia. Se l'ira si spinge fino al proposito di uccidere il prossimo, e ci sono tante maniere di uccidere, o di ferirlo in modo brutale, si oppone gravemente alla carità. Il Catechismo è molto recente rispetto alla regola di San Francesco, parliamo di millenni di differenza, eppure ripete quello che ci ha detto Francesco, è un peccato mortale. Il Signore dice: chiunque si adira contro il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. E attenzione, perché l'ira può arrivare nella fase acuta, diremmo se fosse una malattia, che è l'odio. L'odio volontario è contrario alla carità. L'odio del prossimo è un peccato, quando l'uomo vuole deliberatamente il male dell'altro. L'odio del prossimo è un peccato. Il Signore dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Mentre il risentimento ha sempre a che fare con questo mondo di emozioni che abbiamo dentro, che vogliono, che gridano nel nostro cuore una giustizia. Ed è l'atteggiamento di avversione, quando tu proprio ti comporti male nei confronti di qualcuno, o di animosità, quindi quando il tuo animo mostra questo risentimento verso qualcuno per un'offesa e un affronto ricevuto. È inevitabile, data la nostra natura, che tutto ciò avvenga. Ciò che invece è evitabile è rimanere fermi ai nostri errori e a quelli degli altri. Per questo ci serve la grazia del Signore e ci serve la volontà, perché tra fratelli si litiga. E la Bibbia ce ne dà questa testimonianza che non deve scandalizzarci. I primi fratelli della storia sono finiti con l'omicidio. Attenzione. Quindi non deve scandalizzarci il fatto che nelle famiglie, tra fratelli, sorelle, madri, padri, dire suocere è troppo semplice, cognati, avvenga il litigio, come anche nelle comunità religiose, come neanche nei gruppi delle parrocchie. È normale, normalissimo che ci si pesti i piedi. E più si è vicini e più uno sperimenta le ferite che l'altro procura a causa della loro stessa sofferenza. Però badate bene, Francesco dice: le persone sbagliano per istigazione del nemico, è sua la colpa. È sua la colpa, non di tuo fratello, tua madre, tuo figlio. Non è sua la colpa. C'è stato un problema, sì, ma ce lo stiamo tramandando da generazioni. Allora vedete, Francesco nella sua sapienza, proprio commentando il brano del Vangelo che dice: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano, continua. Infatti veramente ama il suo nemico colui che non si duole, ossia colui che non è dispiaciuto, non è arrabbiato per l'ingiuria che egli gli fa. Attenzione adesso che c'è la santità di Francesco che ci incanta. Ma brucia nel suo intimo per l'amore di Dio, a motivo del peccato dell'anima di lui. Nella persona cristiana
nell'offesa ricevuta c'è questo bruciore che non è il bruciore della rabbia che ti consuma le viscere, è il bruciore che l'amato prova per l'amata, perché sa che siamo fatti per la pace. Allora quel dolore che il santo prova, che tu provi quando non hai la comunione con qualcuno, non è la rabbia che vuole farti distruggere l'altro, ma è una emozione benedetta che ti sta facendo soffrire per quella mancanza di comunione che è un'offesa alla comunione di Dio. Allora vedete, Francesco brucia in sé, ma non brucia di rabbia. Francesco brucia di un amore che non riesce ad esprimersi in quel momento. Allora prega per quella persona, prega il Signore affinché noi possiamo attingere dalla Trinità stessa questa comunione che ci fa fratelli e sorelle, e dobbiamo pregare per ottenerla ed accogliere questo dono, perché noi siamo spinti alla disgregazione, alla separazione, alla supremazia sull'altro. E infine Francesco chiede un'altra cosa, a ognuno di noi di dimostrare con le opere l'amore. Allora mettiamo in un cassettino stasera l'ira e mettiamo in un cassettino il risentimento, che Francesco ci indica essere barriere alla carità, ma facciamo ardere questo bruciore doloroso, ma santo, e supplichiamo Dio, supplichiamo la Trinità affinché ci facciano partecipi del dono della comunione e della pace, perché siamo fatti per questo, non siamo fatti per la guerra, siamo fatti per la comunione e la pace.